Bene amici telespettatori di Swiss World TV, torniamo a occuparci di Lugano Tigers LNA. Sono qua con coach Montini Walter, neo coach della formazione del presidente Cedraschi. Ovviamente la preparazione è nel pieno, è ancora presto per giudicare, però dalle prime uscite, soprattutto in Francia, la squadra sta rispondendo bene. Sì, in Francia abbiamo fatto un buon torneo, ormai 10 giorni sono passati. Abbiamo fatto un'amichevole, poi in Italia un po' meno buona. Siamo in un momento di costruzione della squadra dal punto di vista offensivo e difensivo. È un po' presto per dare dei giudizi definitivi, aspettiamo magari di avvicinarci al campionato per avere un'idea un po' più consistente della squadra. Beh, ricordiamo che lo scorso anno comunque la società ha voluto puntare tanto sui giovani, alcuni di questi comunque stanno mostrando dei grandi miglioramenti, come ad esempio Dell'Acqua, ma non solo lui. Sì, i ragazzi hanno acquisito un'esperienza nelle stagioni passate, per cui quest'anno ci aspettiamo magari un ulteriore step di miglioramento. La squadra è sicuramente anche più bilanciata quest'anno e questo potrebbe favorire questi giovani nella loro crescita a patto di lavorare bene durante la stagione. Beh, lo scorso anno erano obiettivi diversi, quindi quest'anno la società comunque vuole puntare un po' più in alto, però prima di parlare proprio di questi obiettivi le volevo dire, per lei che arriva dalla pallacanestro femminile, com'è tornare nella pallacanestro maschile, soprattutto in questo campionato di Lega Nazionale A? Beh, la pallacanestro è la pallacanestro, come il giornalista della radio fa lo stesso giornalismo del giornalista della TV, la pallacanestro è uguale, cambiano magari i parametri fisici più che altro, ma tecnicamente e tatticamente le cose sono molto similari. E continuiamo con uno dei giovani che lo scorso anno è stato tra i protagonisti della prima lega U23, Diego Togninalli, ovviamente un pre-campionato che per te è molto importante. Decisamente, è importante anche per la squadra soprattutto di preparare gli schemi al meglio, la difesa, tutto quanto. Beh, rispetto allo scorso anno ovviamente il livello è molto più alto, però comunque ti abbiamo visto che già dalle prime amichevoli hai avuto il tuo spazio, ovviamente la scorsa annata comunque in prima lega ti è servita molto. Certamente, allora sicuramente con la prima lega ho fatto la mia esperienza come tutti gli altri giovani e quest'anno proveremo a dare il massimo anche in prima squadra. Beh, un tuo obiettivo personale per questa stagione? Avere il più minutaggio possibile e essere il più utile possibile per la squadra. E ovviamente prima di chiudere anche due battute ad altri due giovani che ora invece sono due veterani, Kevin Bernardinello e Matteo Mina. Ovviamente per te lo scorso anno hai avuto molto minutaggio, ovviamente quest'anno è l'anno della consacrazione. Speriamo di sì, speriamo che vada meglio. Matteo Mina, beh, nelle prime amichevoli abbiamo visto che coach Montini ti ha comunque concesso tanto minutaggio. Allora sì, è andata bene, il coach dà molta fiducia, quindi dipende dalla nostra prestazione in campo, effettivamente è andata bene, può andare sempre meglio, ecco. E concludiamo con un altro dei protagonisti, Marco Matasic, peraltro ricordiamo hai svolto da poco alcune partite pure in nazionale. Sì, quest'estate sono stato chiamato agli europei con la nazionale ed è stato fichissimo, cioè è stato veramente divertente, una bella esperienza, una bellissima squadra, quindi sono felice di essere andato. Beh, precampionato comunque che ha visto i Lugano Tigers crescere, ovviamente è ancora presto per giudicare e dare delle indicazioni, però comunque vediamo che la squadra sta rispondendo bene, soprattutto anche i nuovi innesti, i nuovi americani si sono ben integrati. Sì, gli americani sono bravi, siamo tutti giovani alla fin fine, quindi ci troviamo più o meno anche sugli stessi interessi, anche fuori dal campo, quindi ci troviamo molto meglio e soprattutto corriamo tutti, quindi è un gioco molto più veloce, più coinvolgente rispetto all'anno scorso e anche noi giovani ci troviamo molto più a nostro agio. Beh, adesso nelle prossime settimane ci saranno dei test, gli ultimi test precampionato, soprattutto l'intensità aumenterà e soprattutto anche gli avversari saranno quelli che incontrerete in campionato. Sì, esatto, adesso andiamo a Basilea, penso, spero. Sì. Incontriamo un paio di squadre e dopo abbiamo in casa contro Lucerna. Quindi abbiamo anche finalmente un metro di misura per misurarci con le altre squadre. Bene amici telespettatori di Swiss World TV, vi ringraziamo di essere stati con noi ancora. Un in bocca al lupo ai Lugano Tigers che saranno impegnati nel campionato di Lega Nazionale A e ci vediamo nel proseguo dei programmi di Swiss World TV. Da Axel Paderni è tutto e linea alla regia.